Immagini da ascoltare. Un progetto audio e video dello spazio culturale Orologio. Entra con noi in un mondo di fantasia, immaginazione, gioco e interattività. Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo incipit letterario. Anche oggi il nostro protagonista è Giulietto Sempraspasso che, a imitazione di Giovannino Perdigiorno di Rodari, se ne va in giro in cerca di paesi curiosi, inesplorati, da descriverci. Le regole dell'incipit letterario sono sempre le stesse, le ripeto per chi ancora non le conoscesse. Noi vi racconteremo l'inizio di una storia che però non finiamo e finire la storia è il compito vostro. Allora, oggi Giulietto Sempraspasso, che finalmente se n'è andato dal paese fragile che ha visitato la settimana scorsa ed è contento di non dover badare in continuazione a non rompere niente, si rimette in strada con la sua macchina in cerca di un altro posto da esplorare. Dopo un po', man mano che viaggia, si accorge che la strada diventa sempre più regolare, ma non proprio per modo di dire, per metafora, diventa regolare davvero, è estremamente precisa, fatta di moduli che si ripetono. A un certo punto la strada diventa perfettamente dritta, perfettamente liscia. La riga bianca, disegnata bene, è esattamente in mezzo all'asfalto e lungo i lati della strada, a distanza regolare, ci sono gli alberi. I viali alberati sono tanti, ma questo viale è unico al mondo. Tutti gli alberi hanno il tronco perfettamente cilindrico. Da ogni tronco partono esattamente 5 rami, da ogni ramo si dividono 10 rami più piccoli e ognuno ha 100 foglie sopra. Gli alberi sono sempre a 10 metri uno dall'altro e a un certo punto, nella metà esatta di questo viale alberato, un cartello, anzi due cartelli esattamente uguali da una parte e dall'altra della strada, annunciano benvenuti nel paese precisino. C'è anche un'indicazione di velocità, proseguire a 30 km l'ora. Sì, sì, avete capito bene, proprio 30 km l'ora. Non è che dice al massimo a 30 km l'ora. 30, né 29, né 31. Giulietto comincia a essere un po' impressionato da un paese così preciso, così fatto, tutto con righe e compasso, perché la cosa non finisce qui, anzi, quando arriva nella parte abitata, questo aspetto si fa vedere ancora di più perché ogni strada ha un incrocio esattamente ogni 100 metri. Gli angoli degli incroci sono sempre di 90 gradi precisi. Ogni edificio è alto, largo e lungo esattamente come tutti gli altri e addirittura le persone hanno tutte la stessa statura. I maschi sono tutti alti 1,75 m, le femmine sono tutte alte 1,65 m e gli abitanti, quando vedono Giulietto Sempraspasso, lo guardano un po' strano perché non passano tanti forestieri da lì e lui è l'unico che è così imprecisino, così diverso da tutte le persone che loro hanno sempre visto. E quando Giulietto vede che gli si sta avvicinando un signore molto elegante con al petto di traverso la fascia e quella che di solito si mettono i sindaci, Giulietto inizia ad avere il dubbio che forse si è cacciato in qualche guaio venendo lì. Chissà che cosa il sindaco del paese precisino sta per dirgli, ma questo io non lo so perché la storia finisce qui, si interrompe qui e dovete continuarla voi. Buon divertimento e al prossimo incipit. Questo era Immagini da ascoltare, un progetto audio e video dello spazio culturale Orologio. Ti invitiamo a immaginare ancora con noi nella prossima puntata.